Eccoci qua, buonasera, buonasera, eccoci qua. Allora, vediamo un po', stasera abbiamo un super ospite e vediamo che cosa riusciamo a fare perché è un po' complicato unire le due. Aspettate, rimanete lì, collegatevi, anzi, così siamo pronti con il nostro super ospite. Oh, Chiara, ma tu sei proprio... bisogna darti il premio dito più veloce perché riesci a collegarti sempre super velocemente. Ciao, prontissimi tutti con blocco degli appunti. Blocco degli appunti, sono stasera ho superato me stessa. Ciao Gabriele, ciao a tutti. Allora, vediamo se il nostro ospite riesce a collegarsi al... vi dirò la verità che forse un goccettino lo è. Vediamo un po' se... Ciao Gabriele, va a finire che faccio entrare te in diretta anziché il nostro ospite perché non riusciamo. Vediamo un po'. Oh, ragazzi, un po' di cuoricini, un po' di cuoricini, un po' di suspense. Un po' di suspense. Vediamo un po' se il nostro super ospite... Vediamo. Eccoci Andrea. Ecco Ciao. Andrea. Ciao, allora aspetta che ho Ciao, fatto. buonasera a Ciao, tutti. Aspetta ciao. Vediamo un po', però su Instagram ce che la fai a entro di qua, collegarti? eh. Vediamo un po', eh. Allora, vediamo un Eccoci, po', allora. qui ci sono. Facciamo così. Attacchiamo gli auricolari così vediamo che cosa si riesce a fare. Scusate, eh. Stasera siamo un po', ci siamo incartati nel visualizza richiesta. Ok, allora Sono vediamo io. come possiamo gestire questa cosa del volume che dà fastidio. Vediamo un po'. Allora, quasi quasi abbasserei tutto questo e alzo questo. Allora, in realtà devo dirti che adesso va più che bene. Perfetto, Fateci bene. sapere se va bene, se ci sentite bene anche voi, eh? Perché noi ovviamente abbiamo un feedback diverso da quello che potreste avere voi, ragazzi. Ragazzi e Infatti, signori, ovviamente qui su abbiamo. Facebook mi dicono che non si sente e si vede male. Perfetto, fighissimo. Yes, ce la facciamo. Così ci piaci. Sì. In più, sento anche, io mi sento anche doppia. Vediamo un po'. No, male male, se no ci si sposta solo su Facebook e vediamo un pochino. Allora, dateci un feedback, Male male tutti e due. abbiamo bisogno di voi. Dunque. Quindi, su Facebook, chi è su Facebook? Come si sente? Ciao Diteci un po'. Giacomo, come ci si sentite? Come ci sentite? Vediamo un po'. Oh, aiutateci un Sentite. pochino. Considera, io su Va e Facebook non viene. vedo nulla. Va e viene la comunicazione. Che dire, che dire. Ci hanno insegnato appunto che la tecnologia non è un problema. Quindi noi ce lo ripetiamo, però bisogna proprio crederci. Vero Andrea? Allora, Mi sa tanto così. vediamo un po', vediamo un po', c'è chi dice bene, proviamo. Allora, io sento comunque non benissimo, però vediamo. No, andiamo un Allora, perfetto, attimo, io abbasso il volume mio così non senti il ritorno tu. bene, bene. Ok, allora, bene, bene, buonasera a tutti, vediamo, mi raccomando, voi mandate pure dei feedback se si vede male o su Insta tutto ok. Giacomo Mariotti ci dice che possiamo andare. Ok, grazie Giacomo. Grande. Sai che dobbiamo fare una diretta anche con Giacomo, eh? Quindi, E raga, direi dovete voglio per dire, forza. c'è un sacco di amici troppo forti, quindi piano piano li devo smaltire tutti. Una alla volta però, mi Allora. raccomando, una alla volta, non Allora, bocca avanti. intanto un applauso virtuale al nostro fantastico amico Andrea Ricci. Ma un Bene, bene, applauso a Giuseppe te. ci dice tutto ok, grazie mille Beppe. Allora, dicevo, stasera grande applauso per il nostro super ospite che abbiamo già avuto l'onore di averti noi l'anno scorso, abbiamo già parlato di occhiali, il nostro super ospite è un ottico e quindi in questo momento... mi fa molto piacere potermi confrontare con te affinché tu ci possa dare un po' di consigli utili. Perché? Perché il tema della serata era nato dal fatto che tutti abbiamo le mascherine e chi più, chi meno, chi usa gli occhiali generalmente
va in giro con gli occhiali o molto sporchi o appannati, e quindi abbiamo bisogno dei tuoi consigli fantastici. Come Ma ci puoi guarda, io aiutare? Aiutaci tu. innanzitutto ti ringrazio per l'onore di avermi qui con te, perché è proprio, cioè l'onore è il mio, permettimelo, cioè, questo me lo devi concedere. Grazie dell'invito e grazie della possibilità anche di poter aiutare un po' le persone che magari ci stanno guardando e che soprattutto ci guarderanno. Sì, hai detto bene, io faccio l'ottico, sono un ottico da ormai 12 anni. Mi diverto in realtà nel mio lavoro, nel dare un aiuto e un supporto alle persone che poi scelgono di venire da me o di parlare con me o di affidarsi, perché poi comunque è come un po' il dentista, no? Tu ti affidi ad una figura, ad una persona che possa essere o un tecnico di riferimento, un dottore o un medico o comunque un artigiano che ti dia quella guida. E quella guida che io posso offrire per la mia piccola esperienza, magari qualche volta aiuta anche in difficoltà con la mascherina, che no, in realtà devo dire che non hanno tanta difficoltà con l'appannamento sulle lenti, con la mascherina, sai? Non me ne Dici di arriva no? nessuno in negozio, no, nessuno mi dice guarda che ho le lenti che mi si appannano, non è che magari c'è una È soluzione. fuori moda allora. Nessuno, guarda, ormai. Quindi Sì, sei quindi sì. fitto così, pieno così. No, Guarda, davvero. oggi proprio ho avuto la possibilità di aiutare un bel po' di persone che sono venute, e poi vabbè, magari ve lo dirò più in là, ve lo dirò Intanto dopo nella scusami. diretta. Allora, intanto chiariamo che tu sei a Roma, perché Sono a io Roma. ti ho mandato un paio di persone che sono venute, gente che io ho dei pazienti di Roma che vengono a Firenze da me in cura e che poi sono passati da te. Quindi tu sei a Roma dove? Dove c'è il negozio? Allora, io sono a Roma, vicino San Pietro, in via Gregorio VII, è la strada quella grande che scende giù, che porta fino a Porta Cavalleggeri, dove c'è San Pietro, dove c'è la piazza San Pietro. Ho capito. Senti, allora, quindi dici un po', allora, occhiale appannato, qual è la prima cosa che si fa? La tentazione, ti dico io, che vedo quando vengono i pazienti qui in studio, è quella di mettere l'occhiale sotto l'acqua e lavarlo con acqua e sapone. E tu una volta già ti sei inorridito, ci spieghi perché non va bene? Allora, guarda, in realtà la tentazione non è tanto quella di prendere. Ciao Ale, non è tanto quella di prendere l'occhiale e metterlo sotto l'acqua, quanto prendere e pulirlo con la prima cosa che capita. Perché l'occhiale lì per lì si appanna e no, lo devo pulire subito. Un qualcosa, la prima cosa che ho, camicia, maglioncino, va bene, magari c'è il maglioncino di cashmere, non va bene comunque. Non va bene perché al contrario di come ci hanno abituato o comunque ci hanno informato in passato, beh, il maglione di cashmere comunque è delicato, oppure la microfibra, è delicata, si può fare, non è È tanto il problema del morbido, è morbido. materiale, Sì. non è tanto il problema del materiale con cui lo andate a pulire, quanto quello che ci si annida, quindi quanto quello che possa essere polvere o microgranuli di polvere o sabbia o terra o qualsiasi altra cosa che purtroppo poi voi la prendete, la spostate direttamente sopra alla lente e andate sulla lente a strofinare questa sostanza magari lì per lì non ve ne accorgete, ma a lungo andare ve ne renderete conto, sarà troppo tardi, ve lo dico subito, sarà troppo tardi. La lente sarà graffiata e chissà come mai sarà Senza graffiata con tutti i speranza. cerchi concentrici. Tutti i cerchi Ah, concentrici, ok. dovuti alla pulizia. Quindi tu dici che noi poi lo vediamo, cioè la lente è proprio, si altera così tanto Allora, utilizzando si altera così materiali? tanto, ma ci vuole del tempo per far sì che si alteri così tanto, cioè non si nota subito, si nota a distanza magari di un anno, quando ormai, infatti, ti dicevo, sarà troppo tardi. Perché? Perché lì per lì i graffi che si vanno a fare sono talmente minimi che non ce ne accorgiamo subito. E quindi apparirà più in là come un sfocamento della visione. Ma sai, con questi occhiali non ci vedo più bene come una volta. Forse devo andare a farmi un controllo della vista. Poi succederà che andate a fare il controllo della vista, la gradazione è rimasta la stessa, se siete stati fortunati. Però dovete cambiare le lenti perché le lenti sono graffiate e quindi
vanno a va a discapito della visione. Certo. Quindi tu mi dicevi, la prima cosa che si fa è pulire le lenti con acqua e sapone. Una volta ne avevamo parlato che l'acqua e sapone non era poi la soluzione migliore, perché poi alla fine crea una patina che fa sporcare molto più facilmente le lenti. Ecco, perché questo? Perché che cos'è che viene eliminato? Perché guarda che a tutt'oggi tantissimi pazienti continuano a farlo, quindi rispiegaci bene che cos'è che viene via, viene eliminato. Ma quelli che vengono da te, glielo dici? Io Certo che sì, mi e gli... fido di quelli. certo che sì, e li mando anche a rivedere la diretta, e in più stasera le ho invitate tutte, Brava. quindi Allora, assolutamente, perché mi è perché? sembrata una cosa così importante ed è un errore che poi io stessa facevo, cioè come ti raccontai la prima volta quando eravamo al corso, Eri tu io a dissi, ma farlo. io quando sono io la prima che prendo gli occhiali del paziente, non resisto perché io sono una maniaca della pulizia. E glieli pulisco io, e tu mi dicesti: no, non lo fare mai perché si altera proprio in modo irreversibile questo strato superficiale che protegge poi gli occhiali, Esatto. giusto? Esatto, perché le lenti comunque sono fatte di tanti strati e questi strati che magari compongono anche l'antiriflesso, come tante lenti vediamo, per esempio le mie hanno un riflessino verdino e quel riflessino verdino è proprio l'antiriflesso. Se non ce l'avessero sarebbe completamente bianco e darebbe un fastidio incredibile, soprattutto con cellulari e dispositivi digitali. Ma al di là di questo, quello che fa un sapone, che è comunque un agente abbastanza aggressivo, è andare a danneggiare questi strati. Danneggiare questi strati è anche quello un risultato che avverrà col tempo. Non è che prendo, ecco, l'unica cosa che succede, magari che si nota più velocemente, un giorno è venuta una signora che mi ha detto: io l'ho pulito col Vetril. C'è scritto Sì. che per i vetri io l'ho utilizzato per pulirli. Ciao, io l'ho utilizzato per pulire i vetri dell'occhiale. Sì. Vai a spiegare, c'aveva ragione, cioè era coerente con quello che c'era scritto, giusto, onesto, Certo. però purtroppo non faceva bene alle lenti e di conseguenza in quel caso lo noti molto più velocemente, cioè sul vetrillo è molto molto aggressivo e quindi lì ti crepa completamente l'antiriflesso, crepa perché fa delle crepe nel trattamento. E quindi Ah. lì te ne accorgi più facilmente. Mentre il Certo. sapone non è tanto il discorso di graffio o altro, quanto il fatto che va a corrodere quella parte, va a corrodere quello strato, e nel corrodere quello strato lo rende sempre più facile da sporcare. Quindi tutto ciò che è grasso, liquido, quindi acqua, olio, sudore, polvere, si deposita su quella lente come se L'alito, fosse una adesso calamita. l'alito, sì. L'alito, esatto, si deposita su quella lente come se fosse una calamita, cioè praticamente la lente nasce con delle capacità che il sapone gli toglie e di Fighissimo, conseguenza sì. Certo. non so se vi è mai capitato di fare degli occhiali che vi hanno detto: guarda, questi hanno antimbrattante, idrorepellente, antistatico, oleofobico, e lì l'hai guardato e gli hai detto: sì, vabbè, poi che altro c'hanno? Ok, però poi avete ritirato l'occhiale e quando avete ritirato l'occhiale, a distanza di pochi giorni, vi siete resi conto che non era vero. Ma in realtà siamo sicuri che non era vero? Cioè, quelli hanno necessità di essere puliti o comunque curati in un determinato modo. C'hanno una manutenzione che va seguita. Se non siete stati informati correttamente, probabilmente la fine è stata quella. Ma mi hanno venduto una sola. Ok, ma Ma ecco, non è mi spieghi vero. anche qual è la manutenzione che bisognerebbe fare? Allora, io personalmente sono una persona. Vabbè, io personalmente amo curare gli occhiali sia miei che quelli delle persone che mi scelgono. Di conseguenza, consiglio a tutti coloro che scelgono comunque di fare un nuovo occhiale, che siano miei clienti o vostri, cioè ragazzi, veramente, ragazzi e signori, ascoltate. Qualsiasi, ovunque voi compriate gli occhiali, la cosa importante da fare, come con una nuova macchina, è la manutenzione. La Certo. manutenzione si fa una volta ogni 3 mesi, almeno. Io cerco di farlo una volta ogni 3 mesi e gratuitamente. Quindi faccio venire in negozio, ricordo, comunque consiglio alle persone di mettersi in agenda un appunto
che gli permetta di venire da me una volta ogni 3 mesi. In questa volta, in questo tagliando, dove ci sono i naselli, le alette, quindi quelle dove poggiano il naso, si cambiano, si puliscono, si fa un lavaggio ad ultrasuoni, si dà una pulita profonda all'occhiale, in maniera tale che tutto ciò che è superfluo e che non nasce e che non dovrebbe vivere insieme all'occhiale, si allontani dall'occhiale. E quindi lo facciamo una ottico numero 1 di Gregorio VII, di Mariano. Ma è vero, Sei sei fighissimo, parte sei di bravissimo, quindi. Grazie. No, devo dire che Grazie. questo discorso della manutenzione, stavo pensando che hai gli stessi intervalli che ho io per i miei pazienti, quindi potrei ricordarglielo io. Ma dai. Ogni 3 mesi. Possiamo Sì, fare ok. un recall. Perché la manutenzione denti, giusta denti, si fa. occhiali. No, ma è una cosa che oggettivamente nessuno di, ovviamente tu lo sai perché. Però nessuno lo dice perché anch'io quando ho fatto gli occhiali, nessuno mi ha detto di fare comunque una manutenzione di questo tipo. Quindi credo che sia veramente importante proprio per la longevità dell'occhiale, delle lenti, ma soprattutto per poter continuare a non sollecitare la vista, perché ovviamente quando, come giustamente dicevi tu, gli occhiali cominciano ad appannarsi, cominciamo a vedere male, ovviamente la vista si sforza. Quindi è importante fare questa Assolutamente. cosa. Quindi, cercare di appunto parlare con il proprio ottico. Ora tu sei a Roma, io ci verrei volentieri ogni 3 mesi a trovarti, però effettivamente cercare di Molto fare interessante. questo, di stimolare anche il vostro ottico a mettere in piedi un protocollo di questo tipo che ci consenta quindi ogni 3 mesi di ripulire le lenti e di fare un pochino di manutenzione dell'occhiale, perché l'occhiale è la nostra finestra sul mondo e quindi è importante avere una Esatto. finestra pulita perché, e che si apre bene, che funziona bene, giusto? Esatto, anche perché mi piace sempre fare un paragone, no? È come quando tu vai al lavoro, stai al lavoro tutta la giornata, torni a casa e sei completamente distrutto, sei stanco, no? Ora, immaginiamo che e andare al lavoro con un occhiale pulito o con un occhiale sporco ci cambia completamente la giornata. Ok, ragioniamo su questa cosa. Se andiamo al lavoro con un occhiale sporco o con un occhiale pulito, nell'arco della giornata il nostro occhio, il nostro cervello, per far quello che farebbe naturalmente, cioè la farebbe comunque, perché comunque l'occhio permette di farci vedere recependo le immagini e il cervello permette di farci comprendere quello che ci abbiamo intorno. Ma avendo una lente pulita avremo una visione, avendo una lente sporca ne avremo un'altra. E quante volte capita che magari tornate la sera a casa e la prima cosa che fate è togliere l'occhiale, guardate l'occhiale e dite: ma come ho fatto a guardare con questo occhiale tutta la giornata? Cioè io me ne rendo conto anche io, non mi nascondo, cioè lo faccio anche io alcune volte. E dico perché poi mi sfugge, è normale. Cioè. Arrivi a casa, Sei guardi umano anche tu, l'occhiale, sei umano anche tu. sono umano anche io. Infatti, la prima cosa che ho fatto appena arrivato a casa ho pulito l'occhiale perché era in condizioni pietose. Ho detto: devo fare la diretta, non mi posso far vedere con l'occhiale sporco, mi faccio vedere con No, eh. l'occhiale pulito. È come se io avessi qualcosina tra i denti, non si può fare, non si può. Perdonata, saresti perdonata senza dubbio. Senti, ma tu mi dicevi però che esistono delle lenti che non si appannano, cioè esiste la possibilità, qualora qualcuno abbia bisogno comunque di cambiare le lenti, potrebbe ora acquistare comunque delle lenti che non si appannano. Esistono? No, No. Ah, perfetto. assolutamente sì, ma il fatto è che la maggior parte delle persone a cui tu fai questa domanda, loro ti rispondono: no, non esistono. Non, guarda, ti devi arrangiare, cioè devi morire così praticamente. Qualsiasi cosa è, no, guarda, devi. Niente, ci può fare Non c'è niente, guarda. soluzione, niente, è così. Guarda, ci sono due cose. Prima era una cosa certa, adesso sono diventate due di certe: la morte e che ci devi avere occhiali appannati, soprattutto sotto Covid. È così, no? Assolutamente è stata E non creata si può una. cambiare, non si può cambiare, è così. È stata creata una tipologia di lente. Pensa, l'hanno lanciata a marzo perché la dovevano lanciare a un evento che si chiama Mito, che però poi non è stato più fatto.
E l'hanno comunque poi messa sul mercato perché, vista la richiesta, visto la circostanza, hanno detto: ok, qui tiriamo fuori questa lente. E l'ha tirata fuori una sola azienda di cui non farò il nome, Shamir, di cui non farò il nome, Italia, che ha questa, è l'unica che ha questa tecnologia. Vabbè, ma loro sono israeliani, hanno delle capacità particolari, sulla tecnologia stanno avanti in tutto, e hanno fatto questa tecnologia che permette di avere nella parte interna della lente uno strato, una pellicola differente dall'esterno, che è in grado di assorbire l'acqua. Quindi, siccome il vapore non è altro che micro bollicine, ma proprio piccole, 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 piccole bollicine di acqua, questo strato che cosa fa? Assorbe quest'acqua, questo vapore, ovviamente fino a un certo punto, perché se tu lo metti sotto un getto di vapore per Sì. un'ora, dopo un po' ti dice: sono pieno, è Sono satollo di saturo. acqua. E Sì. quindi dice: basta, è saturo di acqua, e dice: basta. Però ecco, per un appannamento dovuto all'alito, dovuto al passaggio tra un caldo freddo o freddo caldo, in realtà succede, in cui si appannano, che ne so, da fuori entri all'interno di un locale, oppure sali in macchina, oppure torni a casa, oppure apri il forno. Ciao ragazzi. Oppure apri il C'è un sacco di forno amici, ciao ciao ciao. e quando vai ad aprire il forno, boom, si appanna tutto. Allora, a Sì. parte che prima di tutto fate attenzione, perché quando aprite il forno, al di là dell'occhiale, perché l'occhiale sì, vabbè, è importante, ma è l'ultima cosa, ok? Quando apriamo il forno, e meno male che abbiamo gli occhiali, chi ha gli occhiali, quel vapore, quel calore che esce fuori, in realtà va ad interagire con la pelle, i denti, gli occhi, tutto quello a cui arriva addosso. E quindi giustamente poi si secca, si screpola, si brucia, si rovina, sento l'occhio secco, ho le labbra screpolate, ho i denti che mi cambiano colore, il fumo per esempio No, è una cosa vabbè, del genere. sì, certo. Ok. Ora, no, non, diciamo, non con l'apertura del forno, se no Non con l'apertura del sarebbe... forno assolutamente, però la maggior parte delle cose che ho detto prima dipendono anche da questo. Quindi Certo. cercherei magari di starci attento, al di là, cioè non mi viene in tasca niente, però so perfettamente che purtroppo può influire magari anche su labbra e occhi o secchezze. Certo. Ma Perciò mi ridici, scusa, tanto può l'occhiale. interessare perché non è che devono venire a comprarla da te, ma è giusto anche, ecco, qui c'è anche una domanda anche sui trattamenti delle lenti. Quindi, Esatto, ecco, perché se poi ci dici una... No, volevo dire una cosa, se ripeti il nome di queste lenti, della marca delle lenti, perché chi è Shamir. interessato, Shamir? Shamir con la M di Milano. Shamir, ok, Shamir con la M di Milano, Shamir con la Ok, M non ce di Milano. l'hanno tutti, eh? Non ce Non c'è, l'hanno non c'è. tutti. Non ce l'hanno tutti questa azienda. Comunque, sì, anche sui trattamenti delle lenti. Infatti dicevo, ok, l'occhiale è l'ultima cosa importante, cioè contiamo prima noi e poi conta l'occhiale. Ma soprattutto l'occhiale quando sei esposto al calore del forno, perché quando entri dentro casa non è che la variazione sia così tanta, ma anche lì comunque lo fa. Con il forno, quel cambio repentino di stato, cioè tra freddo e caldo, fa sì che i trattamenti delle lenti, che sono, è come se fosse un film, è come se fossero tanti strati, ok? Questi strati, avete presente il lenzuolo sul letto, ok? Facciamo il ragionamento del lenzuolo sul letto. Lenzuolo sul letto, se lo tiri bene, è bello tirato ed è bello liscio. Nel momento in cui invece si increspa, quindi lo accartocci, lo increspi un pochino, fa delle grinze, ok? Queste grinze sono quelle che avvengono sulla lente quando l'occhiale, quando la lente si scalda immediatamente, ok? Quando si scalda velocemente. Il problema è che poi si raffredda anche velocemente e quel trattamento non fa in tempo a distendersi come si è strecciato prima, come si è Ok. ritirato prima. E di conseguenza in quel momento sì che si screpola, si spacca. E quindi lì poi escono fuori i difetti delle lenti, ma in realtà non sono sempre difetti delle lenti, tanti sono dovuti proprio a questa
manutenzione, a questo utilizzo, a questa noncuranza, ma noncuranza per ignoranza, per il semplice fatto che ignoriamo il fatto che non vada fatto, ma perché non siamo Certo. stati sufficientemente educati da chi ci ha venduto l'occhiale. Esatto, sì. Non è Eh sì, colpa perché vostra. ci vorrebbe quasi un libricino da fare proprio su quelle che sono le cose da non fare o da fare per mantenere nel modo corretto le lenti, perché insomma, comunque la spesa delle lenti è piuttosto consistente, perché c'è una tecnologia, ovviamente, c'è una professionalità, quindi bisogna poi cercare di mantenerle nel modo corretto. Quindi questo Assolutamente sicuramente. sì, certo. Bisognerebbe fare un libro, è vero. Non so se ci sono libri al riguardo. Qualche libro ho letto, ma non No, ma su dovresti farlo tu, manutenzione degli dovresti fare occhiali. una brochure informativa quando consegni gli occhiali, una cosa proprio tua con i tuoi consigli. È una Segnatelo. bella dritta, è una bella dritta. Qualcosa c'è già, eh. Qualcosa viene già fatta, Ah, però la no, dovrei lo immagino. personalizzare, approfondire con dei metodi. Certo che sì, ma so che lo farai sicuramente. Senti, allora, Sì, dicevo, Andrea Ricci appunto aveva bisogno di sapere un po' di trattamenti delle lenti. Andrea, magari se ci specifichi quali sono i trattamenti a cui fai riferimento, quindi non so, che trattamenti possono allora. essere alle lenti? Questo, il trattamento, per esempio, per evitare che si appanni, si chiamano no fog, anti-fog, quindi proprio antinebbia. Oggettivamente quello che succede quando si appanna un occhiale è sto nella nebbia, è un banco di nebbia. Quindi lì non ci vedi niente, dici, ah, ok, devo trovare mi è arrivato un messaggio, facciamo un vademecum sull'utilizzo degli occhiali, fantastici. Esatto, ma che scherzi, appunto sulla manutenzione non Grande. si sa niente, quindi dai, aspettiamo Andrea, mi raccomando, appena hai fatto il vademecum mi chiami e in diretta lo presentiamo, Sarà va bene? fatto, sarà fatto. Quindi quel trattamento, per esempio, è un trattamento sempre antiriflesso e antifog, quindi non nebbia, basta con la nebbia. E poi ci sono i trattamenti. Ma io posso portare le mie lenti e far fare questo trattamento antinebbia? Non ho capito se è Ti do una brutta possibile. notizia. No. No, lo Allora, sapevo. l'antifog purtroppo non può essere fatto su una qualsiasi lente, deve essere fatto su una lente predisposta. Purtroppo. Ok. Immaginavo. Purtroppo Ok, sì. perfetto. Benissimo. Perché non durerebbe nulla, avrebbe dei difetti, non sarebbe, cioè comunque viene fatto in fase di costruzione della lente, viene applicato un film ulteriore sulla lente. Ma con dei metodi, con dei numeri molto, molto, molto alti e con degli standard veramente serrati. Quindi in quel caso devono essere fatte con delle lenti, cioè la pellicola è predisposta per lo spessore della lente, molto, molto particolare come lavorazione. Ho E capito. per quanto riguarda gli altri trattamenti, che possano essere un trattamento antiriflesso, un trattamento fotocromatico, idrorepellente, la maggior parte per fare una buona manutenzione basterebbe già solo una volta al giorno pulirli con gli spray ad hoc, cioè fatti appositamente per lenti, per esempio, antiriflesso. Ok, Ecco, per esempio, gli spray appunto per gli occhiali, non sono gli stessi per tutte le lenti, quindi allora sì. devo Sono, differenziare? ci sono, fondamentalmente ci sono tantissime tipologie di spray nel commercio vendute, cioè veramente sono infinite. Cioè quello che è solo per le lenti antiriflesso, quello che è per le lenti non antiriflesso, quello che è per l'antiappannante, quello che è per l'idrorepellente, quello che però lo devi pulire solamente con un panno così, quello una marea, ok? Ok. Infatti me ne sono fatto una cultura. Ne ho trovati e provati una miriade, e ho selezionato poi i due che sono gli unici che funzionano, almeno per quanto riguarda la mia esperienza, e poi alzo le mani. Certo. Questo, che non ci saranno loghi, non c'è scritto niente, che è l'anti-appannamento, che è la solution non definitiva, ma provvisoria.
Quindi ci può dare un aiuto per ridurre del 70% l'appannamento che avremmo su una qualsiasi lente. E poi ce n'è un altro che non ce l'ho appresso. Comunque ce n'è un altro che è uno spray che ho provato e provato e riprovato. Ormai sono 3 anni che lavoro solamente con quello e i clienti ci si trovano molto bene, che pulisce bene, non lascia residui e soprattutto fa vivere le lenti di più, perché devi considerare questa la cosa. Devi considerare che le lenti devono durare, perché giustamente chi si compra un occhiale, come hai detto tu prima, la cifra che va a spendere è anche abbastanza importante. Poi dipende, dipende dove li fai e come li vuoi fare. Però se sei una persona che tiene No, alla ma tua vista. partendo sempre dalla qualità. Io no, parto dalla qualità, alta qualità in su, perché se no è inutile, anche perché è come andare dal dentista. Quello che pensi di risparmiare, perché dici io sono furbo, risparmio, in realtà poi lo paghi con gli interessi come se E non lo ci paghi fosse un anche domani. caro, lo Quindi, paghi anche molto esatto. più caro. Quindi immagino che anche per gli occhiali sia così, per cui partiamo sempre da un'ottima qualità, buona, ottima qualità. E quindi ecco, io mi baserei su questo. E quindi devo Sì. dire che io il tuo spray ce l'ho perché me l'hai portato ad un corso, me l'hai omaggiato, quindi io ce l'ho. Però se ce l'hai ancora, vuol L'ho usato dire che lo poco, utilizzi poco. ma perché io non porto gli occhiali? Perché ce l'ho, ma non li porto. Va bene, È come solamente le per quelli da creme. sole. Come le creme, sì, ce l'ho tutte, ma non le metto. Vabbè, Però ma non insomma, ti servono le creme. Che ti sì. devi fare con le creme? Amore, senti Andrea, no, bene, ma per esempio, per quanto riguarda invece le lenti a specchio, lì che manutenzione bisogna fare? Occhiali con le lenti a specchio, si può Allora. usare sempre lo spray che dicevi tu, o anche lì è un altro capitolo? Allora, diciamo che le lenti a specchio sono le lenti più odiate da tutti. Perché Da voi? le vedi, te ne innamori. Sì. È una storia d'amore, una storia d'amore che dura poco. Cioè, diciamo che possiamo rappresentarla così: è una storia d'amore che dura veramente poco. Perché lo compri, lo vedi, dici: bello quell'occhiale specchiato, guarda, non si vedono gli occhi, eh. Ci esci. Ti cade una volta, È finita. ci hai messo una croce sopra, oppure lo vai a pulire nella maniera sbagliata e lo graffi. Purtroppo, la maggior parte delle persone che acquistano occhiali specchiati si ritrovano a vivere questa esperienza. Diciamo che Frustrante. l'unica tutela che si può fare l'unica procedura che si può fare per evitare che le lenti specchiate si graffino è pulire prima di passarci lo spray o la pezzolina. Tiburtina Royal Suites, siamo qua a Roma, eh? Andrea De Roma. L'ho L'unica anche messo nel cosa che post. si può fare Andrea per Ricci, pulire le ottico De Roma. lenti. Dicevo, l'unica cosa che si può fare per pulire le lenti specchiate per evitare che si graffino è prima di passarci la pezzolina, prima di passarci qualsiasi panno fatto apposta, è sciacquarli con l'acqua corrente. Perché? Senza Perché sapone. senza sapone, solo acqua corrente. Questo perché? Perché quando l'acqua corrente va a cadere sopra la lente, rimuove. O sulla montatura anche, rimuove tutto ciò che è sabbia, detriti, piccoline, polverine o cose che altrimenti, come dicevamo prima, frizioneresti sopra la lente. Ok? Quindi prima di tutto rimuovi questo, soprattutto se magari ti trovi in un ambiente sabbioso perché vai al mare e quindi c'è vento e c'è la sabbia, oppure vai in un ambiente. Ciao Marco, vai in un Infatti, ambiente. ciao. E daje, per esempio in cave o cose del genere, lì c'è tanta polvere. Quindi nel momento in cui ti rendi conto, perché poi te ne rendi conto da solo, dici: Certo. ok, aspetta un attimo, ho fatto questo oggi, prima di pulire l'occhiale lo sciacquo sotto l'acqua, ok? Senza sapone, solo acqua. Bene. Quindi lo sciacquo sotto l'acqua e poi ci spruzzo lo spray e ci passo la pezzolina. A quel punto stai facendo del benessere visivo. Ciao Gadiel, stai facendo del benessere visivo, stai facendo quello che a me piace chiamare proprio benessere visivo. Cioè quello che io faccio è quello che mi spinge a me a
a fare, a lavorare in un determinato modo. Certo, perfetto. Quindi sostenere ed aiutare e indirizzare i tuoi clienti a poter valorizzare e poter utilizzare gli occhiali nel modo migliore, come dicevamo. Quindi fantastico, fighissimo come al Ci si prova, solito. ci si prova e io mi auguro di riuscirci sempre. Non sempre in realtà, però il più possibile delle volte spero di essere d'aiuto e magari un esempio. Perfetto, allora, beh, intanto abbiamo imparato un sacco di cose stasera, quindi abbiamo imparato che ogni 3 mesi va fatta questa manutenzione, quindi abbiamo detto il cambio del nasello, il controllo della montatura, passare gli occhiali o comunque le lenti all'interno degli ultrasuoni, quindi c'è tutta una procedura che consente di mantenere molto più a lungo gli occhiali in forma e in salute, soprattutto di consentirci di vedere meglio e non sforzare gli occhi, quindi giusto? Poi abbiamo capito anche, quindi chi non ha visto la diretta può rivederla in differita e segnarsi tutte queste informazioni preziosissime che abbiamo dato, perché appunto abbiamo anche appurato che molto spesso, e questo lo abbiamo visto, ognuno di noi che ha gli occhiali lo ha visto, che molto spesso non vengono date delle indicazioni e delle dritte come quelle che abbiamo sentito stasera. Quindi abbiamo capito che anche una banalissima apertura del forno, che gli uomini forse fanno meno, le donne un po' di più, comporta un'alterazione irreversibile delle lenti. E quindi questo sicuramente è un gran peccato, come del resto tutta Gli la uomini fanno un'altra manutenzione cosa ordinaria. dannosa per le lenti. Gli uomini Dimmi. fanno un'altra cosa dannosa per le lenti. Noi spesso abbiamo le mani sporche di olio, grasso, terra, qualsiasi cosa e ci abbiamo, soprattutto magari in periodi in cui non fa tanto freddo, no? Stiamo lì con la maglietta, occhiale sporco. Perché ci hai Ah. sudato, perché c'è la polvere, hai tagliato l'erba, magari hai fatto dei lavori, che ne so, qualsiasi lavoro tu vada a fare, sporchi le lenti e non vedendoci, mo come faccio? O chiami tua moglie, tua compagna, tua fidanzata, se non ce l'hai, t'arrangi, e quando t'arrangi, t'arrangi con quello che c'hai addosso, che fa peggio. Quindi anche quello non fa Quindi bene. abbiamo trovato anche una nuova indicazione per avere una moglie, una fidanzata o una compagna, È che è quella lì. consigliato, sì. Io infatti quando Il consiglio gli occhiali tovagliolino. dico, mi raccomando, non state mai soli, cercate sempre di stare con qualcuno. Che devozio. Va bene, senti Andrea, fighissimo come al solito, aspettiamo allora il tuo vademecum per capire come... che diffonderemo per capire appunto come mantenere al massimo in piena salute le nostre lenti e quindi i nostri occhiali di conseguenza. Senti Andrea, io ti ringrazio tantissimo della tua disponibilità, ci hai fatto anche ridere oltre ad averci insegnato un sacco di cose, averci dato molte informazioni. Quindi da parte mia ti do un bacino, vorrei un sacco di cuoricini che è l'applauso virtuale. Ah, Dai, dai, aspetta. dai, un sacco di cuoricini, applauso virtuale. C'è Elisabetta che ci dice che appunto il ruolo è quello di una compagna pulisce lenti. Eh sì, è proprio quello. Potrebbe essere una nuova indicazione per Compagna avere. barra compagno. Cioè, una donna Certo, si trova compagna barra. un uomo si trova una donna. Sì, è che di solito è la donna quella che nella borsa ha tutto, quindi potrebbe avere anche lo spray, la pezzolina, quindi normalmente l'indicazione, diciamo, è questa. Vero, ma anche noi siamo anomali, cioè ci sono degli uomini anomali, per esempio io ho lo spray ovunque, quindi in quel caso, anzi spesso e volentieri, un amico nostro comune, che prima o poi la guarderà questa diretta perché lo sto citando, Michael, lui viene in negozio da me e fa la Sì. cosa, cioè è incredibile, è difficile da spiegare quando lo guardi e dici ok. Cioè il bimbo che è in lui in questo momento sta parlando, lo vedi proprio. Cioè lui prende l'occhiale, è un mio caro amico, alcuni di voi lo conoscono, prende l'occhiale e mi fa, Andrea, è una richiesta d'affetto sicuramente quella, Andrea, per favore, mi pulisci gli occhiali che sono sporchi? Quindi ti viene il patema d'animo a te, immagino, perché... E lui viene lì apposta, lui mi guarda e mi fa, sono sporchi gli occhiali, me li pulisci?
I Ma i libri, nostri no? amici sono fighissimi, sono tutti fighissimi. Senti Andrea, ti do un bacio grossissimo e ti ringrazio Grazie veramente a a te. nome di tutti. Quindi un bacio Io vi davvero. ringrazio a voi di Quindi averci seguito, a tutte le persone che vedranno questa diretta vi ringrazio, ringrazio a chi ha partecipato, a chi ha fatto un sacco di cuoricini, un sacco di condivisioni. assolutamente. Aspetta che ti ho perso su Facebook, vediamo un po', forse ritornerà, ma comunque ti avviso che ho i telefoni scarichi, quindi tra poco sparirete. Allora, su Facebook c'è sparito Andrea, che salutiamo, ringraziamo tantissimo. Dice, aspetta che... Ah, davvero, c'erano i commenti? No, niente, non abbiamo visto nulla. Vediamo un po', aspetta, aspetta, perché io i commenti non li vedevo, anzi, mi sembrava anche strano che non ci E fossero. io, Aspetta, eccoci. Ci aspetta, che intanto tolgo, sono? rimetto in Eccoci. carica. Ok, allora, tu li vedi i commenti? Io non li vedo. No, io li ho visti nel momento in cui ho messo il telefono in verticale, ma adesso mi dice no, metti il telefono in orizzontale, quindi non li rivedo più. C'erano dei commenti comunque. Perfetto, va bene, allora Vabbè, facciamo quindi così. comunque, grazie a te, no, grazie a me, grazie a te, grazie dell'invito, grazie della stima che è reciproca. Che ogni volta mi infondi. E grazie della chiacchierata e ripeto, grazie a tutti voi che avete commentato, scritto e condividete. Mi raccomando, condividete questa diretta perché almeno le È utile. informazioni che magari per alcuni possono essere scontate, per altre non lo sono affatto, possono aiutare tantissime persone. Quindi grazie ancora a te, grazie a voi, un bacio grande e buona serata, buona settimana anche perché inizia adesso. Grazie Andrea, grazie a tutti e tra l'altro Andrea, guarda, scorri comunque sotto la diretta, appunto andrò anch'io a vedere quelli che sono i commenti in modo tale che se ci sono delle domande puoi rispondere, va bene? Così saremo Certo, volentieri. ancora più utili. E intanto ci sono delle raffiche di cuoricini che passano violentemente. Un bacio grosso a tutti gli amici, sia su Facebook che su Instagram. Ciao, grazie Ciao a mille. tutti, Buona serata a tutti. buona Ciao. serata.